Competenza, professionalità, tecnologia e tanto volontariato. Questi gli ingredienti della nuova sala maxi emergenze della centrale operativa 118 Pistoia-Empoli. Una struttura, quella di Pistoia, capace di fronteggiare le possibili emergenze non solo in Toscana, ma su tutto il territorio nazionale. La centrale supporterà la regione colpita dall'emergenza in tutti gli aspetti connessi al soccorso urgente dei pazienti, dalla ricognizione di ambulanze, automediche, elicotteri e personale medico, fino alla ricerca della disponibilità di posti letto presso le regioni non coinvolte nella catastrofe. Funzionerà appunto da cabina di regia per le operazioni di soccorso sanitario. Noi abbiamo due centrali operative di soccorso sanitario e sono appunto questa di Pistoia e un'altra a Torino. Quelle fungeranno per tutte le maxi emergenze da centro di smistamento delle operazioni di soccorso sanitario. Sono due le centrali in Italia, quella pistoiese e quella di Torino, e sono state attivate in tre occasioni. In una di queste, quella appunto che ha riguardato il sisma che ha colpito l'isola di Ischia, i soccorsi sono stati gestiti da Pistoia. È un investimento molto importante della regione toscana, è una delle due centrali che operano a livello nazionale sulle maxi emergenze. Una battaglia che abbiamo fatto a livello nazionale un po' di tempo fa. Torino e Pistoia sono quindi le due grandi centrali che lavorano sulle maxi emergenze con la capacità di mettere insieme le nostre competenze in tema di protezione civile ma anche in tema di sanità. La centrale 118 Pistoia-Empoli dispone di una sala dedicata alle maxi emergenze con 8 postazioni operative e di una sala di unità di crisi multimediale, entrambe dotate delle più moderne tecnologie, soprattutto in tema di comunicazioni, ed è supportata da personale medico, infermieristico e tecnico altamente specializzato. Vogliamo crederci sempre di più perché la protezione civile, lo vediamo ancora oggi, è un ambito di primaria importanza per la sicurezza delle nostre comunità e dalla Toscana deve arrivare un messaggio forte di tutela e anche di sviluppo in questa direzione, una direzione consapevole rispetto a quelli che sono gli eventi ai quali purtroppo ci troviamo spesso di fronte e dobbiamo gestire nell'interesse appunto dei nostri cittadini.